Al viaggiatore erudito che la ammirava, pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale, la chiesa di San Paolo a Ripadarno appariva adorna della più bella facciata dopo quella del Duomo. L'interno semplice e puro, come si addice ad un santuario, ma la facciata splendida, quasi per adeguarsi all'azzurro del cielo. Nota come Duomo Vecchio, per le forti assonanze stilistiche con la cattedrale, probabilmente nella convinzione che la chiesa più piccola fosse anche la più antica. La chiesa di San Paolo deve il titolo di primo duomo ad una tradizione tardo-medievale, un equivoco che si è perpetuato fino ai giorni nostri, ma privo di fondamento storico. Un falso documento attribuisce infatti al Papa Alessandro II il trasferimento delle funzioni liturgiche dal Duomo a San Paolo durante la costruzione dell'edificio da parte di Buschetto. Il monastero, menzionato per la prima volta in un documento del 1032, costituiva un polo di aggregazione al di là del fiume Arno, dove favorì l'insediamento nell'area circostante, nel settore occidentale, con la formazione di un piccolo borgo intorno alla chiesa. Passato alla congregazione vallombrosana nell'ultimo decennio dell'undicesimo secolo, il complesso monastico spiccava nell'area ancora scarsamente popolata. La crescente importanza del monastero portò alla sua ricostruzione. Al 1148 risale la consacrazione dell'altare maggiore da parte del Papa Eugenio III, pisano. Dalla metà del XII secolo furono intrapresi nuovi lavori. Fu innalzata la facciata, completata tra la fine del XIII e gli inizi del XIV secolo, e nella prima metà del XIII secolo fu realizzato il rivestimento marmoreo del lato nord della chiesa. La complessità dell'edificio sacro costituisce una prova dell'incontro di linguaggi che in quel periodo dominavano il Mediterraneo, primi fra tutti il bizantino e l'islamico. Inoltre, il reimpiego di elementi di spoglio in un costante rapporto con la tradizione antica forniva forti suggestioni. La facciata, a fasce bicrome bianche e nere, nella parte inferiore è realizzata in pietra verrucana ed è scandita in cinque arcate cieche, definite da lesene e pilastri angolari. Le tarsie, che proseguono sul lato nord e sulle pareti del transetto sinistro, sono modellate sugli esempi del Duomo, sia per gli intarsi delle losanghe che per le soluzioni più articolate delle tarsie circolari, e risalgono agli inizi del XIII secolo. Nello stesso periodo, in concomitanza con la conquista di Costantinopoli da parte dei veneziani nel 1204 nel corso della Quarta Crociata, giunsero a Pisa maestranze da Bisanzio, che influenzarono la produzione locale. A questo ambito culturale devono essere riferite le figure dell'Orante e della Madonna sulla facciata della chiesa. Elementi di reimpiego sono presenti all'esterno e all'interno. Sul lato occidentale del transetto sinistro è collocato, come inserto architettonico, un fronte di sarcofago del III secolo, raffigurante un clipeo sorretto da geni alati. Nella controfacciata, sul lato destro, è conservato il grande sarcofago a vasca, risalente al IV secolo, riutilizzato nel 1193 per la sepoltura del celebre giureconsulto pisano Burgundio. La critica recente ha assegnato a Giovanni Pisano e alla sua taglia le colonnette dei loggiati della parte superiore e probabilmente la conduzione dell'ultima fase costruttiva dell'edificio, intorno al 1306,
negli stessi anni in cui l'artista realizzava il Pergamo della cattedrale. All'interno è possibile riconoscere l'opera delle maestranze pisane attive nel XII secolo, nella lavorazione dei capitelli scolpiti impostati sulle colonne della navata centrale. La chiesa doveva essere quasi interamente affrescata, ma dei cicli decorativi che la ornavano restano oggi soltanto le raffigurazioni dei santi Bartolomeo Apostolo e Francesco, attribuite a buon amico Buffalmacco, personaggio delle novelle del Boccaccio e del Sacchetti, artista che a Pisa ha realizzato gli affreschi del Trionfo della Morte nel Camposanto Monumentale. Gli affreschi trecenteschi sono ricordati dal Vasari nelle Vite, insieme con la celebre tavola di Sant'Orsola che soccorre Pisa, oggi al Museo Nazionale di San Matteo. In occasione della recente messa in sicurezza dell'edificio, le opere pittoriche ivi conservate sono state temporaneamente rimosse e collocate in un luogo protetto. Tra queste è da segnalare la tavola raffigurante la Madonna in trono col bambino tra i santi Ranieri, Bona e Torpè, e proveniente dalla distrutta chiesa dei santi Ippolito e Cassiano. L'opera reca la data 1396 e la firma di Turino Vanni. Nel catino absidale si trovava una croce dipinta della seconda metà del XIII secolo, raffigurante il Christus Triumphans, attribuita al maestro di calci. Dell'originale rimangono il volto e la testa, mentre l'intero corpo è stato ridipinto tra il XVI e il XVII secolo. Questa breve storia per immagini accompagna questo excursus sulla chiesa di San Paolo a Ripadarno e sulle vicende della sua edificazione, in attesa che, al termine del restauro, l'edificio e le opere in esso contenute siano restituite alla fruizione e possano tornare ad essere a pieno titolo patrimonio della Chiesa diocesana e della città.